Buongiorno ragazzi, bentornati a C'è Posta. Maria, siamo uomini e donne. Scusate, volevo solo vedere se eravate pronti. Siamo alla seconda puntata di C'è Posta. Sì, di uomini e donne, inutile, mi perdo ragazzi. E poi questa Eva e Moscia mi incasina un pochino. Meli, riprendi tu per cortesia perché io stasera non riesco a parlare. Ok, riprendiamoci. Ragazzi, sono io. Sono io, siamo a Uomini e Donne. Drink a Flanobo. Maria sta parlando con Absolutely, Alicia e la novità di oggi è che è stato scelto il ragazzo con cui Alicia andrà in esterna. Li facciamo scendere. Gabriele, Nicolò, Will, Nicolò 2, Ilario, ormai li ho imparati, eh? Ilario? Ilario non vuole scendere. E Tobias. Eccoli qua. Bene, chiacchierate insieme. Chiacchierate senza guardare la TV, alt, anzi, come notiamo, ora non notiamo niente, qua è stato tolto, vediamo bene. Monitor 1, monitor 2, 3, questo l'abbiamo lasciato in mezzo. E il quarto che era là, molto bene, perché i ragazzi erano molto molto attratti da questi monitor e quindi non facevano altro che andarsene in giro con i telecomandi. Bene, ragazzi, dunque, mettiamoci tranquilli. Maria cara, allora, vuoi chiedere a questi ragazzi? Ecco, lei ha già acceso la TV. No, ma tranquilla. Te la spengo io. Va a finire che alla terza puntata non ci sarà più nemmeno questo. Ragazzi, prendo di nuovo le redini io di questa trasmissione perché essendo mia è molto meglio. Tobias, caro, dove sei? Dove t'ho perso? Santi nomi. Tobias mio. Ovvero Tobias, se non sbaglio, di Mattia. Tobias, cosa ne pensi, caro, dell'uscita che si sta per compiere tra Alicia e Nicolò Pellegrini? E Maria, come tu comprendi, che io già so spagnol, soy resto un po' scansato perché mi aspettavo onestamente un'uscita io con questi occhi celesti. Io davvero avevo colto uno sguardo in Alicia la volta scorsa che mi aveva un poco illuso. E Tobias, magari la prossima volta con Alicia vedremo cosa succederà, anche perché a scegliere il concorrente che dovrà andare in esterna. Io ogni tanto parlo come Maria, ogni tanto parlo con la mia voce e non badateci, faccio le parti di tutti. E chi ha scelto il corteggiatore che uscirà con Alicia siete stati voi. Nicolò, come vedete, sguardo assassino, il romanaccio. Ecco, ha cambiato un pochino look nei capelli perché non si potevano vedere e quindi li abbiamo cambiati in cast. Maria, ricomponi e andiamo da Gabri. Gabriele, tu cosa ne pensi di questa uscita? E Maria, a me proprio non mi ha calcolato nessuno, né nei commenti,
ci sono rimasta un pochetto male, sì, perché tutti hanno nominato Nicolò, hanno nominato Will, anche Ilario. A me proprio non mi si è affidato nessuno, sono un poco rimasto male. E a Venezia non si fa così, non so se a Roma si capita, ma a Venezia proprio non si fa. Vabbè, Maria. Maria parla un po' con Rallegralo, che ci è rimasto molto male. Andiamo da Nicolò Bennett. Nicolò, tu come sei rimasto da questa scelta? Maria, Maria, Maria. Ciao innanzitutto, buongiorno, né? Dunque, qui a Bergamo io sono arrivato e che veniva una neve della Madonna. E, avevo visto certi commenti, pensavo proprio di essere stato nominato io per andare fuori con Alicia e ci sono proprio rimasto male, 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 né? Però sono contento per una cosa, perché nei commenti mi hanno regalato le chiavi di Bergamo, Bergamo altissima, ovviamente. E quindi sono contento ugualmente di essere venuto, poi anche perché potrò vedere e parlare ancora un pochino con lei, che mi piace tanto, 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 però vedo che sta flirtando con Will. Cioè, questa cosa non è mica giusta, né, Maria? Scusate. No, già me la rido da sola. Maria, vai a parlare con Will Smith. E Will, tu come sei rimasto invece? Bentornato, innanzitutto uomini e donne, te che sei un personaggio abbastanza famoso, lo sto parlando in tutte le lingue del mondo, fra un po' parlo cinese. Will, Maria. Dunque, te sai che non mi viene più l'accento mio ragazzo bolognese. Ma anch'io ci sono un po' rimasto male, ma forse perché sono un pochino di colore e non mi hanno votato, però mi hanno detto che sono tanto bello e quindi io spero nella prossima esterna. Cioè, ragazzi, non mi viene l'accento mio, l'unico, l'emiliano, non mi viene oggi, non c'è verso. Ilario Mancini, te che stai zitto, zitto, zitto qui, che c'hai? Allegralo. E io sono contento perché sono stato nominato da parecchi, ma sono molto, molto convinto che la prossima settimana ci uscirò io con Alicia, perché io faccio il modello, bello, bello, sono bello. Mi vedi, guarda che sguardo e poi guardo sempre in camera, eh. E penso che abbiamo parlato con tutti, tranne che con Nicolò. Nicolò, dov'è Maria? Molla sta TV. Nicolò, sei contento di uscire con Alicia? Marie, che scherzi, oh. No, ho sbagliato il personaggio. Aiuto. Marie, cioè, la cosa quasi più bella della mia vita è, cioè, io che esco con Alicia, ma stia scherzando, mo le vado a fare baciamano perché sono troppo felice, oh, io con sta cuffia, con sta facciozza qua, ho fatto veramente un successone. Guarda qua. No, lei non mi accetta. Ali, dobbiamo uscire insieme, cioè fattene una ragione, dobbiamo fare un'esterna. Complimento, gli faccio un complimento, gli dico, oh, ma quanto sei buona. E vediamo che mi dice. Qua c'è Nicolò, l'altro che mi sta a guardare molto male. Marì, attenzione che mi mena. Bene, ragazzi, dopo questa lunghissima intro, dove io ho incasinato un po' tutti gli accenti d'Italia, isole comprese, vedremo di fare andare Alicia
Alicia, mi facciamo prendere il telefono, anzi io direi Nicolò, perché lui il corteggiatore, lo faremo viaggiare insieme ad Alicia e ora vedremo dove. Eccoci ragazzi alla locanda, siamo qui con Nicolò, i sim che cercano l'amore sono al posto giusto. Wow! E siamo qui con Nicolò e Alicia, ovviamente. Ali, guarda che foto che ti faccio vedere. Oh. T'ho portato in un posticino tranquillo. E sabato sera. Te fa ridere, eh? Era la foto mia di quando ero piccino. Ali, andiamo a sederci, va, insieme, che facciamo due chiacchiere, così ti racconto un po' della mia vita, se ti interessa. Alicia, poverina, non la facciamo mai parlare. Manco sappiamo che voce abbia. Dai, Ali, siediti qua. Allora, Nicolò, grazie per avermi invitato qui, cioè lei sta calcolando Maude. Questa, ma che ce frega di questo? Gorba. Grazie Nicolò di avermi portato in questo bar, sembra il bar sport, effettivamente. E Ali, io volevo parlarti un poco di me, perché sai, io in trasmissione, ma cacciamo sta tipa qua per piacere, che mi sta già antipatica. Volevo parlarti un po' di me, perché in trasmissione mi vergogno un po'. Allora, devi sapere che nella mia vita, cioè io ho vissuto in orfanotrofio. Sì, come Ilario, in effetti, però ho avuto una vita un poco più dura. Cioè, sì, mo sto imbarazzato, sì, perché ti sto a raccontare cose che non ho mai raccontato in vita mia. Mo ti recupero in extremis, mi sta ascoltando lì? Ali? Ah, ok. Allora, ti stavo a dire che sono cresciuto in orfanotrofio e a 18 anni ho iniziato a fare dei lavoretti così, quelli che ho imparato, che mi sono stati insegnati, e quindi ho imparato insomma un po' a cavarmela da sola. Te sto antipatico? Ma te sto proprio antipatico? Ah, ecco. E mo sto abito in un monolocale qui a Roma, ovviamente. Sono venuto perché avevo una ragazza prima che mi ha mollato perché diceva che parlavo troppo e che era un po' vanitoso, ma questa è tutta una corazza lì. Io sono timidone, cioè vedi, so anche un po' romantico, un po' tanto romantico. Che dici? Secondo te potrebbe andare fra noi? Eh beh, Nicolò, lei è molto importante, eh. Nicolò, è un po' presto per dirlo, cioè 10 minuti che stiamo in esterna. Cioè, direi di andare un po' con calma. Ali, un'altra cosa che volevo dirti è che a me piace molto, molto far da mangiare. E vorrei prepararti una bevanda. Che dici? Nicolò è amante della famiglia.
Che dici? Ti preparo un cocktail per Alicia. Ah, è bravo quello. Ah, sei bravo. Lo sta lì. Cioè, Alicia, calcoli tutti tranne che me. Mo te preparo la bevanda. Alicia, come sapete, ha nella simologia un sacco di... Mamma mia. Lei è di tutto. Lei è tutto. Tuttissimo. Cioè, sa fare di tutto. Addirittura pifferaia. Pifferaia. Mai sentito. Ecco Nicolò che sta preparando il cocktail per Alicia. Sta facendo un gran casotto, a dir la verità. Eccolo qua. Tu bevi questo, visto che è già pronto. Ali, spero di non deludere le tue aspettative, perché insomma non mi sembri molto molto presente. Ma sai, Nicolò, insomma, che devo fare? A me piace conoscere un pochino tutti, Cioè, addirittura sta flirtando con questo tizio. Ma chi sei tu? Ali, ma se ballassimo? O giocassimo a biliardino, che dici? Sfida un sim? E finisci di bere sto coso fiammeggiante qua. Dai, che te voglio sfidare a biliardino, lì, dai. So. Chi vince? Io ho il presentimento che vinca lei. Ma lei sta ballando, che c'entra? Nicolò, dai, il tutto per tutto. Visto che abbiamo pochissimo tempo oggi. Oh no. Ali, perché? Me fai sentire imbarazzato, dai. Dai, ho perso anche a biliardino. Nicolò, ti ho detto di non esagerare. Questa è la prima uscita. Cioè, non puoi pretendere che io abbracci subito tutti. Ecco, già che mi baci le mani, vabbè, io sto già diventando flirtante. Mo te dico che mi piace una cifra, sa? E Nicolò, allora non capiamo. Barzelletto orribile. Cioè, mi sta buttando giù di morale, veramente, Ali. Ci sto rimanendo male.
Bevanda deludente, incontro imbarazzante, barzelletta imbarazzante, cedimento rinuncia. Va bene, Nicolò, io direi che potremmo anche tornarcene in studio, perché ho visto che tu proprio ci stai provando e insomma non è giusto anche per gli altri ragazzi che poi vedranno il video che io mi dia così. Ecco, siamo amici, certo, per ora. Vedremo magari più avanti che cosa succederà. Mamma mia, raga. E torniamocene a casa. È tempo di festa. Hai un sacco di azioni da fare. Però ora tornerà in studio insieme a Nicolò e torneremo da Maria e da tutti gli altri. Siamo tornati in studio, non capisco perché i ragazzi se ne vadano. E Maria sta bevendo e Alicia è qui che sta chiacchierando con alcuni dei ragazzi. Allora, direi che Ilario, Tobias è qui, chi manca? Gabriele. Non so se tu sappia, ma in trasmissione sarebbe proibito bere. Alicia, dici un po', com'è andata l'esterna con Nicolò? Maria, ti dirò che... come lo guardo a lui innamorato? Ti dirò, Maria, che insomma, sì, Nicolò è simpatico, un bravo ragazzo. Sembra un ragazzo un po' duro, ma in effetti ha un cuore molto, molto tenero. Mi sono divertita, comunque io spero di conoscere meglio lui e anche gli altri. Anzi, adesso Gabriele, poverino che non è mai calcolato d'anima viva, andrà a interagire anche lui romanticamente. Nicolò è flirtantissimo. Anche Will flirterà. Ilario, Tobias, ciao Tobias, niente, boh, ma Tobias che carattere ha? Snob, estroverso, sicuro e socievole. Tu parla un po' con Maria, racconta un po' com'è andata, che poi magari ti fa invitare a ceposta. Lui non capisco perché sia molto flirtante. L'ha seduto a fare il nulla. Ciao Nicolò. Maria, io direi di invitare qua anche Tina e di spegnere sta cavolo di TV che non ce la faccio più. Vediamo, invitiamo Tina Cipollari.
che arriverà molto presto. Alicetta, siediti sul tuo tronino, va. Ecco, ora noi andiamo a vedere se ti... Ecco, Tina è già arrivata. Ha cambiato il look. Dove siamo finiti? Ma... Studio. E qui Tina. Dove sta Tina? Ho perso Tina, ragazzi. Eccola qua. Ok, ci siamo. Vieni, Tina. Siediti e chiacchiera qui. Ecco Tina che ha cambiato anche lei un poco il look, perché è una persona della mia famiglia, ha detto, ma Tina ultimamente ha i capelli un po' più corti. Io saranno 10 anni che non vedo uomini e donne e sto con quello che ricordo. Quindi le prime esterne, i primi corteggiatori, eccoli. Oh, ma presentati a Tina, tu non la conosci ancora. Ci presentiamo tutti. Lui già la conosce. Ma lui non ha mai interazioni da fare. Amichevole. Boh. Lui vuol solo condividere foto. Non ho mai visto un sim così. Noi ovviamente facciamo interagire i ragazzi con Alicia il più possibile, cerchiamo di dare il tutto per tutto. Maria si è un attimo persa, ha perso la voce. Dov'è Niccolò, che poverino è rimasto un po' maluccio, eh? Adesso è molto giocoso, fratello. Lei si fa sbaciucchiare le mani da chiunque. Maria, tu parla un po' con Tina, chiedi cosa ne pensa di questi ragazzi. Tina, che ti piace di più di questi ragazzi? No, Maria, io li ho guardati un pochino tutti e che piace a me non c'è nessuno, perché secondo me Alicia non è pronta per un rapporto serio, quindi per me questa trasmissione deve finire, quindi... Io, Maria, quasi quasi esco perché non hai neanche la macchina del caffè qui. Quindi non ho la più pallida idea di che cosa mi hai chiamato a fare, Maria. Davvero, con tutto il rispetto nei tuoi confronti, però io questi ragazzi proprio non li sopporto. Tina, mi sembra che tu sia un pochino esagerata, eh? Nemmeno li conosci questi ragazzi, sono tutti bravi ragazzi, io ho fatto un casting, li ho scelti, ho parlato con loro e qualcuno ha anche delle storie un po' serie, diciamo, qui sdrammatizziamo un pochino, però devi capire che sono bravi ragazzi. Maria, no, no, poi questa Alicia, dai, guarda com'è vestita. Tobia, nel frattempo, oh, finalmente ha qualche
opzione romantica. Fidiamo un pochino Alicia. Allora, ovviamente con Nicolò, col secondo Nicolò, con Gabriele inaspettatamente e con Will ha più affinità. Quindi, ma Tobias, ragazzi, Tobias è un freddo. Poi che abbiamo detto, Ilario. Dov'è Ilario? Biondino. Ilario è molto flirtante. Tina sta parlando con Nicolò Bennett. Forse gli sta simpatico, forse. Complimentati per l'abito di Tina, anche se è un giallo canarino che insomma per una donna un pochino in forma. No Maria, dopo questa battutaccia io esco. Ecco, Tina è uscita, come sempre noi sediamo i nostri ragazzi. Alicia, ti prego, siediti sul trono. Siediti e chiacchiera qui. Gabriele, siediti e chiacchiera qui. Tobias, torna a sederti. Ecco, bravi, bravi. Avete capito niente? Fanno i cambi loro di sedie. Bene. Ilario lì, ecco, con questa bella compagnia, ragazzi, io direi che potremmo anche scegliere nella prossima puntata il prossimo ragazzo che andrà in esterna con Alicia. Rivediamo le relazioni. Gabriele, diciamo, diamo un po' di voti. Gabriele, diciamo 4, Ilario 2, Tobias Nicolò 5, Nicolò Pellegrini diciamo un 6 anche perché è uscito in esterna, Will un 3 e basta. Questi secondo me sono i voti sulle relazioni. Ecco, comunque potremmo scegliere anche potreste scegliere anche un ragazzo con cui non ha molte affinità, anche perché deve conoscerli un pochino tutti. Noi facciamo fare l'ultima interazione tra ragazzi e Alicia. Proprio sputtaniamoci così. Dopodiché chiuderemo. Altre scelte? No, i numeri di telefono no. Stati voi ragazzi. Posa sexy per Ilario. Tobias che è un ragazzo un po' fredduccio, ma magari è solo scorta, magari sta facendo qui. No, ma cosa c'è il Sims in TV? Cosa stanno guardando? Favola. Bene, stanno socializzando. Maria, poverina, ha una pazienza infinita. Ma cosa fai Nicolò lì seduto? Niente, Tobias se ne va per i fatti suoi.
A noi comunque per ora non interessa perché abbiamo concluso la seconda puntata di Uomini e Donne con Maria e Nicolò Bennett che stanno chiacchierando. Ora tocca a voi scegliere il prossimo ragazzo che andrà in esterna. Io non voglio assolutamente dimenticare di ringraziarvi per le centinaia di visualizzazioni al plurale e per i vari mi piace. Sono contenta che abbiate gradito, io me la sono spassata veramente nella prima puntata, me la sono spassata anche ora in questa seconda puntata. Davvero io me la rido da sola, mi sento molto 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 rincoglionita e anche un po' deficiente, ma l'importante è divertirsi. Spero che abbiate gradito l'esterna, anche se Alicia è stata un attimino sulle sue, Alicia e Nicolò Pellegrini. Adesso mi scappa uno sternuto, aiuto. Vedremo, allora sceglierete il prossimo ragazzo, quindi ci vediamo alla terza puntata con la seconda esterna e una probabile uscita che io ovviamente chiederò a voi. Cioè faremo uscire un ragazzo e ne faremo entrare un altro, ma per questo c'è tempo. E nella prossima puntata vedremo lui che sta facendo. Nicolò Di Dani, io lo so che tu sei il sim di Daniele, vero? Scappa via, sei vergognato. Will invece è il sim di Veronica, Tobias di Mattia, Gabriele non lo so perché nessuno me l'ha saputo dire, Di Martina è Nicolò e aiuto, non ricordo, la cugina di Martina, Ilario. Ovviamente Maria è la mia sim e Alicia di Tiziana. Io qua ragazzi vi saluto, chiudiamo le pareti di Studio 5. Eccolo qua, il mio Studio 5, studino, cinquino, perché è piccolino. Cioè piccolo ma c'è tutto. Quindi ragazzi un bacio a tutti, grazie di avermi seguita, continuate a seguirmi, continuate a mettere mi piace sul video, ad iscrivervi al canale e alla prossima puntata. Ciao ciao!